La locomotiva Edward stava diventando vecchia. Era un po' arrugginita e correndo sulle rotaie scricchiolava tutta, mentre portava i vagoni bestiame vuoti destinati al mercato in città. Il sole splendeva e gli uccellini cantavano. Ma per Edward non sarebbe stata una bella giornata. «Correte, correte, svelti!» sbuffava. «Oh, oh, oh!» gridavano i vagoni. Edward sbuffava e scricchiolava, tirando i vagoni dispettosi e brontoloni. Poi successe un gran pasticcio. Alcune mucche che stavano pascolando, spaventate dal gran rumore che faceva Edward, sfondarono la staccionata e invasero i binari. Contemporaneamente, per colmo di sventura, si ruppe anche un gancio e il treno di Edward perse gli ultimi due vagoni. A dir la verità, Edward aveva avvertito uno strattone, ma non ci aveva badato più di tanto e non si era fermata perché conosceva bene i suoi vagoni. «Che altro scherzo mi staranno combinando?» aveva pensato. «Questi vagoni mi fanno disperare!» Così arrivò alla stazione successiva senza essersi accorta di nulla. Quando le locomotive Gordon ed Harry vennero a sapere dell'incidente, risero a crepapelle. «Che incapace! Sarà stata lei per lo spavento, vedendo le mucche a combinare tutto quel pasticcio! A noi non sarebbe mai successo!» Toby le ascoltava molto irritata. «Non te la prendere, Edward», mormorò. «Quelle parlano così perché non hanno mai incontrato una mucca. Io so cosa vuol dire». Qualche giorno dopo, quando Gordon incontrò Edward in una stazione, le gridò «Ciuf, ciuf! Attenta alle mucche!» e corse via sghignazzando. «Vai più piano!» brontolarono le sue carrozze. La locomotiva Gordon correva come il vento. Stava quasi per imboccare un ponte quando lei e il suo macchinista videro qualcosa sui binari. Il treno cominciò a frenare. «Ma è solo una mucca!» esclamò Gordon. «Bussa via, via!» Continuò a procedere lentamente lungo il ponte, ma la mucca non si spostava. Aveva perso il suo vitellino ed era molto triste. Piangeva. Tutti provarono a mandarla via, ma lei non se ne voleva andare. Sopraggiunse la locomotiva Henry. «Oh, perbacco!» esclamò. «Una mucca! Adesso la sistemo io! Via! Pussa via!» Rispose la mucca. Henry batté immediatamente in ritirata. «Non vorrei farle del male!» si giustificò. Harry tornò alla stazione vicina per avvertire il capostazione che la linea era bloccata a causa di una mucca ferma sui binari. «Deve essere Bluebell», spiegò il capostazione. «Il suo vitellino è qui, è su un vagone bestiame destinato al mercato. Manderò Percy a riportarglielo». Bluebell fu molto contenta di rivedere il suo vitellino e finalmente il capotreno riuscì a farla spostare dai binari. «Non diciamo niente a nessuno. Sarà un segreto», si mormorarono a vicenda Gordon ed Henry. Avevano davvero fatto una figuraccia, ma la notizia si sparse subito. «Avete combinato un bel pasticcio oggi», ridacchiò Edward. «Due locomotive grandi e grosse come voi che si spaventano per una mucca». «Non ci siamo spaventate», balbettò Gordon. «Non volevamo che quella povera mucca si facesse del male correndoci incontro. Ci siamo fermate per non farle innervosire. Sai come sono le mucche, vero, Edward?» «Oh, sì, sì, certo, Gordon», rispose con un sorrisetto. Ma Gordon sapeva bene che Edward aveva ragione.